psicoanalisi e ipnosi sono i due estremi, sono i due estremi di un continuum, insomma, in cui tutte e due, come ho già detto, tutte le strade portano a Roma. Però l'obiettivo vero della psicoanalisi, ma non vorrei parlare, io non sono uno psicanalista, quindi io uso solo delle battute ora, questa è una battuta degli psicoanalisti, la psicoanalisi non ha finalità bassamente terapeutiche. Questa è una battuta molto raffinata, la sintattica, perché lo scopo della psicoanalisi non è la terapia. Certo, può anche essere usata per risolvere dei problemi, quindi come terapia, però non è quello il vero obiettivo. Mentre in linea di principio lo scopo di chi va in fare le sedute di ipnosi è risolvere dei problemi. Ora, come giustamente si ricorda il nostro ospite Lucio, ci sono due tipologie fondamentali di personalità. È chiaro che ne potremmo trovare migliaia di modi di classificare l'umanità, però per semplicità diciamo che gli esseri umani possono essere suddivisi in due grandi categorie: i cosiddetti distonici dell'essere e i cosiddetti distonici dell'avere. Sono due persone normali, siamo tutti quanti noi. La caratteristica operativa però fondamentale è che il distonico dell'avere ha un inconscio che gode nella non problematicità della vita, nel non dover desiderare troppo, nel non dover aspettare troppo, nel non dover essere insicuro circa i risultati. Questa è la caratteristica del distonico dell'avere, che vuole poco, maledetto e subito, detto in termini scientifici. Mentre il distonico dell'avere ha un inconscio, cioè è uscito dalla fabbrica, per così dire, dal Padre Eterno, il distonico dell'essere, è uscito dalla fabbrica, dal Padre Eterno, con un inconscio che è programmato invece per desiderare, per rinviare, per lamentarsi, per attendere. Ora capite bene che noi siamo i padroni della nostra vita, o crediamo di esserlo, ma chi veramente governa, chi veramente comanda il nostro inconscio? La mente cosciente è come la padrona di casa, che dirige la casa, che è la proprietaria, ma l'inconscio è come la servitù, è come l'insieme dei servomeccanismi orientati allo scopo della sopravvivenza, dell'ottenimento dei risultati. Allora, chi veramente governa la casa non è la padrona, chi veramente governa la casa è la servitù, è il personale di servizio, è l'esercito, non è il generale. Non è il generale che guida gli aeroplani, i sottomarini, i carri armati, cucina per il rancio, quello che è, lui dà gli ordini. Quindi una distinzione importante è la mente cosciente è quella che, virgolette, dovrebbe elaborare raccogliere le informazioni, elaborarle, stendere dei piani e prendere delle decisioni. Sulla base dei risultati, di nuovo, informazione, organizzazione, decisioni, operatività. L'inconscio invece è quell'insieme di servomeccanismi orientati allo scopo della sopravvivenza che fa tutto quello che normalmente non può essere fatto dalla mente cosciente. La mente cosciente è in grado di controllare non più di 7 più o meno 2 operazioni contemporaneamente. Dopodiché di più va in tilt, di meno si addormenta. Ecco le tecniche ipnotiche, servono a far addormentare la mente cosciente. L'inconscio invece è in grado di gestire migliaia e migliaia e migliaia di operazioni anche mentre dormiamo. Allora, se l'obiettivo è risolvere un problema, il distonico dell'avere tenderà a cercare le soluzioni più rapide, immediate, quasi miracolistiche. Il distonico dell'essere cercherà invece le strade più lunghe, più tortuose, più insicure, più improbabili, perché risolvere il problema per l'inconscio del distonico dell'essere è come rimanere a digiuno, con la dispensa vuota, senza frigo pronto, mentre il distonico dell'avere non vede l'ora di togliersi da quella situazione. Chi di voi ha un elastico? Un bel elastico. Vabbè, ce l'ho io per caso. Ce l'ho io per caso. Allora, che è successo? Ah, bravo, oh, bravo. Beh, quello è indubbiamente più visibile. Grazie.
Questo chiunque di voi abbia figli, chiunque di voi voglia sedurre qualcuno o qualcuna, c'è qualcuno che vorrebbe sedurre qualcuno o qualcuna? No. Tutti. Allora immaginate l'inconscio di ognuno di noi. Ora io userò una terminologia che non sono quelle normali, tantomeno quelle psicoanalitiche. Quindi immaginiamo il nostro inconscio. L'inconscio del distonico dell'essere gode quando il desiderio si tende il più possibile, certo, fino al limite di rottura, è ovvio, ma più il desiderio è alto, più il desiderio è alimentato, più l'elastico è teso e più l'inconscio del distonico dell'essere gode. Non vi preoccupate che dice che si lamenta, che sta male, che questo e questo. Conoscete gente che più si lamenta, più voi offrite le soluzioni e più la evita? Distonico dell'essere. Anzi, se insistete nell'offrire soluzioni efficaci, preferiscono chiudere l'amicizia con voi, ma mai e poi mai metteranno in pratica. Perché per loro il problema è la soluzione. Il problema non è il problema, come tutti gli altri credono. Per loro il problema è la soluzione. Distonico dell'avere, invece, ogni volta che l'elastico del desiderio, del bisogno si tende, sta male, quindi cerca immediatamente soluzioni che gli permettono di annullare il desiderio. Questo che cosa vuol dire? Se tuo figlio ti chiede il trenino, è chiaro perché l'ha visto dal cugino, quello che è, l'elastico del suo desiderio si sta tendendo. Se tu glielo compri subito, ed è un distonico dell'essere, dopo un po' ci gioca, poi lo mette da parte e vorrà qualcos'altro. Vi è mai capitato di conoscere figli, nipoti, amici? Perché? Perché tu credi che stia male senza il trenino, o quello che è, insomma, naturalmente. In realtà il suo vero bisogno è desiderare. Quindi se tu glielo compri, gli stai impedendo di desiderare, quindi sarà costretto a desiderare qualcos'altro. So se rendo l'idea. Vediamola in un'altra chiave seduttiva, ma non so se vi interessa. Vi interessa? Allora, tu incontri lui, l'avevi già visto tempo fa, ti era piaciuto, però il convegno è finito, il congresso è finito, la vacanza è finita, quello che è. Ma lui dopo un anno si fa vivo, ah sono a Roma, mi farebbe piacere rivederti, che fai stasera? E tu quella sera sei libera. In realtà sei libera da molto tempo, però quella sera sei libera. Lui lo sa. Allora ti chiede di uscire stasera e tu ti ricordi, perché avevi già frequentato un corso con Barletta o con Cavallaro, ti ricordi che è un distonico dell'essere e quindi sai che, siccome è un bel tipo, simpatico, posizionato, vorresti averci una storia seria. È un distonico dell'essere. Allora che devi fare? Anche se sei libera, gli devi dire che sei impegnata, che sei occupata. Ah, mi dispiace, che peccato, proprio ora. Cioè, recitate, ma tanto che ve lo dica fa, lo sapete fare comunque di vostro. Recitate, perché più gli dite che siete impegnate, che non potete, più l'elastico del suo desiderio, non solo l'elastico, si ingrossa, s'allarga. Ma ci sono dei segnali per capire se uno è distonico dell'essere? Sì, l'abbiamo già detto, frequentare Barletta e Cavallaro. poi lo diremo. Allora, per concludere, se vuoi che si interessi a te, devi renderti preziosa. All'inverso, supponiamo che ti telefoni uno che è distonico dell'avere, tu te lo ricordi perché avevi imparato a suo tempo, e quella sera sei impegnata, ma ci tieni a questo. Allora, attenzione alla differenza operativa. Se al distonico dell'avere gli dici immediatamente purtroppo ti vedrei volentieri ma sono impegnata, lui dice ah vabbè ci vedremo un'altra volta, perché ha fretta di chiudere. È inutile che tu gli dica richiamami tra mezz'ora, vediamo se riesco a liberarmi. Perché lui ha fretta di chiudere, perché deve chiamare qualcun altro. Mi seguite? Fino a che non trova quella disponibile. Invece, col distante dell'essere, più gli dici che sei impegnata,
e più quello si attacca a te. E se gli dici prova a richiamarmi tra un'ora, lui che in genere, perché gli storici dell'estero in genere sono anche ansiosi, sì, vedete, si può fare anche diagnosi con questi metodi, che cosa fa? Non ti richiama dopo un'ora, ti chiama dopo mezz'ora, tre quarti d'ora, sperando che tu ti sia liberata. E tu gli dirai, ma guarda, ancora non ho trovato quelli che mi hanno invitato, non posso dare la buca, richiamami tra mezz'ora. Ma lui chiamerà sempre tra quarti d'ora. Insomma, per farla breve, dopo due o tre volte direte che avete creato un caso internazionale, vi siete liberate, e quindi lui dice, bene, allora a che ora ti passo a prendere? E voi non dovete rispondere. Dovete dire a che ora pensavi di passarmi a prendere, e lui dirà una qualsiasi ora, insomma, no? Le 8, e voi direte prima delle 8:30 non posso, perché dovete, perché appena, per capire meglio, appena gli avete detto sì, ci vediamo stasera, l'elastico si è azzerato. Quindi se voi volete che continui ad essere interessato a voi, dovete tenervi sempre l'elastico teso. Se non tendete neanche l'elastico, figuratevi il resto. Sì, chiudo con questa cosa qua. Quindi voi 8:30, lui verrà già alle 8:15, naturalmente voi scenderete alle 8:40. Dove mi porti? Qualunque cosa lui dica, voi dovete fare la faccia. Cioè, il concetto è, deve essere sempre insicuro del risultato. Così lo terrete legato per tutta la vita. Se invece è distonico dell'avere, guai a dirgli di no, perché al distonico dell'avere gli dovete dare tutto e subito. Perché odia il desiderio, l'attesa, l'indecisione e l'insicurezza. Per chiudere, provate a immaginare questo applicato alla psicoterapia. I pazienti sono di due tipi. O sono distonici all'estero o sono distonici dell'avere. Quando io dico tutti siamo tutto, ma ognuno di noi è prevalentemente in un modo, nell'altro ancora. Che vuol dire operativamente? Chi è il paziente designato del distonico dell'estero, la terapia designata del distonico dell'estero? La terapia più lunga e improbabile e indefinita che possa esistere. Abbiamo detto all'estremo c'è la psicoanalisi. Quindi il candidato ideale che sarà soddisfatto dell'andamento della psicoterapia psicoanalitica è il distonico dell'essere. Il paziente ideale che sarà soddisfatto della psicoterapia ipnotica è il distonico dell'avere, proprio perché è all'altro estremo in termini di rapidità. Allora,